Io intanto vado così, parla poi tu. Vediamo, parla tu. Allora, siamo qui, via. Allora, parla tu. Parlo io. No, sono entrato qui e ho detto, ma che è sto posto? Poi mi hanno detto, siediti, mi sono seduto e si hai però. Sì. Dove ci siamo, Carlo? Io sto già riprendendo perché il meglio è da poco. Questo, noi abbiamo finito, questo andava allora, grazie, ciao Lillo. Alla Lunghini, capito? Era buona questa. Dai, facciamo una due piccole. Questa la mandiamo così. Certo. Comunque, due domande se le vuoi fare così. Sì. Era ottima. Questa è la migliore che puoi avere. Esatto. Vabbè, intanto sto andando, poi la taglieremo dopo. Vai. Ok. Concerto del 1° maggio riparte la musica dal vivo e si torna sul palco. Che emozione ti fa condurlo? Ma io non sto proprio conducendo, in realtà i conduttori veri sono Ambra e Stefano Fresi. Faccio così delle apparizioni, anche perché sono due grandi amici nella vita, anche loro due, perché è il 1° maggio, perché è un palco importante, perché segna un momento importante secondo me, quindi potrebbe essere veramente il 1° maggio della ripartenza questo qua, speriamo che lo sia. Ed è poi il 1° maggio è il 1° maggio, cioè io ho avuto la fortuna di calcarlo due volte musicalmente con la band dell'Attesa dei Rivali, ti parlo dei fine anni 90, quindi sono un sacco di anni fa, quindi ho avuto la bellissima sensazione che si può avere quando vedi quella piazza completamente piena. Però ti dico, l'emozione qui è la stessa, proprio perché viviamo questo periodo, quindi non ho trovato differenza di emozione a salire sul palco davanti a poca gente distanziata rispetto a quel momento meraviglioso che ho avuto da ragazzo quando sono salito la prima volta sul palco del 1° maggio con tutta la piazza piena. Anche perché poi lo slogan di quest'anno è l'Italia si cura con il lavoro, quindi il lavoro diventa veramente importante per ripartire tutti insieme. È un bellissimo slogan perché l'Italia si cura con il lavoro, ma anche l'Italia si cura con il lavoro. Cioè un'Italia sicura per la vita delle persone, no? Per la vita delle famiglie, della gente, quindi il lavoro è fondamentale, vabbè, ma io spero veramente tanto nel fatto che questa sofferenza si tramuti in energia, che c'è la trasformazione interna, no? Questa depressione che abbiamo vissuto si trasformi in un'energia positiva e penso che succederà questo. Ecco, se è vero che nulla accade per caso, magari questa poteva essere veramente un'occasione per farci capire l'importanza di molte cose. Sì, ma guarda, io nulla accade per caso, io sono stato anche molto male col Covid, sono stato 26 giorni ricoverato, per cui ho avuto un'esperienza pesante con questo dramma che stiamo vivendo, però anche da lì, perfino da lì ho preso qualche cosa di buono che mi ha cambiato anche un po', insomma, personalmente, mi ha migliorato sicuramente, anche se insomma è stata bella dura. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille. Ciao. Grazie, grazie ciao. Mille.